Il suolo rappresenta un'enorme comunità microbica in cui funghi e batteri vivono. Per isolare i microrganismi che popolano questo ambiente, innanzitutto bisogna determinare il peso secco del suolo. Il suolo deve essere prima setacciato per eliminare tutte le pietre e i residui vegetali. Dopo aver fatto la tara del recipiente, pesate 100 g di suolo ed annotatevi il peso fresco. Successivamente ponete il suolo in stufa secco. Dopo 24 ore ripesate il campione per calcolare il quantitativo. Il BioREST è un progetto finanziato dalla Comunità Europea all'interno del programma LIFE. Il progetto LIFE BioREST si propone come obiettivo quello di andare a bioremediare, quindi a ovviare al problema di tutta una serie di inquinanti di origine antropica che sono presenti nel sito di interesse nazionale di Fidenza. Il progetto si compone di diverse... Dalle piastre di isolamento con microrganismi cresciuti in presenza di inquinanti di interesse, si procede al prelievo di una colonia ed alla preparazione di piastre con colonie singole e ben isolate. Diversi terreni colturali vengono utilizzati per verificare l'effettiva purezza della linea. La crescita dei microrganismi viene condotta incubando in stufe termostatate a temperature opportune. Selezionare una serie di ceppi fungini in grado di degradare questi specifici inquinanti e utilizzarli come unica fonte di carbonio. E in modo del tutto inaspettato abbiamo anche scoperto che alcuni di questi ceppi sono in grado di utilizzare in modo molto più performante questi inquinanti rispetto a molecole semplici come ad esempio il motore azione. Siete registi del vostro futuro. Salvate l'ambiente. Verde per tutti. Per il futuro, il nostro e quello di chi verrà dopo di noi. La natura è la nostra casa. Prendersi cura dell'ambiente significa prendersi cura di noi stessi. Inquinare è come lanciare un boomerang, poi girarsi e prenderlo in testa. Motore, azione! Vi piacerebbe vivere in una discarica? No! E allora non inquinare. La contaminazione di aria, acqua e suolo da parte di sostanze chimiche come idrocarburi e derivati dalla lavorazione del greggio e del benzene rappresenta una grave minaccia per la salute delle persone e dell'ambiente. In Europa sono presenti circa 340.000 siti che richiedono operazioni di bonifica. Ad oggi, solo sul 15% dei terreni contaminati sono stati effettuati degli interventi disinquinanti. LIFE BioREST propone un trattamento dell'inquinamento mediante soluzioni di biorisanamento. Il biorisanamento.